Brava Diana, continua così. Ragazzi, guardate che bello il risultato finale. Prendo 380 grammi di farina di mandorle e la metto nella ciotola. Ora prendo della cannella e aggiungo un cucchiaino. Ora prendo dello zenzero in polvere e faccio la stessa cosa, aggiungo un cucchiaino circa. Ora invece prendo dei chiodi di garofano in polvere sempre, però qui non aggiungo un cucchiaino perché è molto forte il sapore dei chiodi di garofano, quindi aggiungo proprio così un pizzico, direi che è sufficiente. Quante belle spezie, Diana. Hai visto? Adesso invece aggiungo 5 grammi di lievito in polvere per dolci. Ora prendo invece del sale, aggiungo giusto un pizzico per esaltare i sapori. Adesso do una mescolata. Ora prendo invece 160 g di burro di mandorle o crema di mandorle, è la stessa cosa. Questa potete farla anche in casa, basterà frullare le mandorle e otterrete questo meraviglioso burro. Esatto, dovrete frullarle per un bel po' di tempo però. Sì, certo, dovete avere un bel frullatore e frullarle per almeno 15 minuti. Tra l'altro il burro di mandorle o crema di mandorle lo trovate in tutti i supermercati più forniti oppure nei negozi bio. Ora invece aggiungo 160 g di sciroppo d'agave, oppure va bene anche quello d'acero. E adesso mescolo tutto. Ora direi che possiamo anche impastare a mano perché è molto più facile. Mescolo prima così nella ciotola e poi mi sposto sul tavolo. Perfetto, adesso mi sposto sul tavolo e cerco di compattare il panetto. Ora prendo due fogli di carta da forno, uno lo appoggio sul tavolo così, poi prendo il panetto, lo appoggio sul foglio e lo schiaccio un pochino con le mani. Adesso appoggio il secondo foglio sopra, schiaccio ancora. E poi prendo il matterello e comincio a stendere piano piano. Dobbiamo ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro, poco più, non troppo fine, mi raccomando. Dove si è vista una tavola di Natale senza questi biscotti, Diana? Infatti, dovete assolutamente farli, vedrete che belli che saranno alla fine. E che buoni. E soprattutto buoni, sì. Ok, vediamo un attimo. Direi che ci siamo. Quindi metto il foglio da parte, non ci serve più. E adesso prendo gli stampini. Guardate qui ho il famoso omino e qui ho una stella. Quindi cominciamo con l'omino. Ritagliamo i biscotti e man mano che li ritagliamo possiamo anche metterli sulla teglia che io ho già preparato qui. La teglia ricoperta con carta da forno. Diana, questo gli manca un piede, sembra. Diana, lo diciamo adesso? Direi di sì, è arrivato il momento, ragazzi, non potevamo finire il 2022 senza darvi qualcosa di speciale. Da oggi potete trovare le nostre ricette scritte, raccolte in un ricettario che potete scaricare. Oggi cliccando sul link qui sotto nei commenti, oltre a questo ricettario avrete anche dei bonus inclusi ragazzi, perché siamo a Natale, siamo tutti più generosi, quindi andate subito a vedere che cosa abbiamo preparato per voi. Allora, ci siamo, possiamo infornare la prima parte, poi qui ci lavoriamo dopo e facciamo altri biscotti. Quindi, in forno, nel forno statico preriscaldato a 170 gradi per 10-12 minuti. Allora, noi abbiamo sfornato i biscotti, ma prima di farveli vedere lasciate un bel mi piace a questo video, ragazzi, e condividetelo, per noi è fondamentale. Fateci questo regalo di Natale. 3, 2, 2, 1. 1, Guardate eccoli qui! qua, sono meravigliosi ragazzi, cotti alla perfezione. Sì, super friabili e croccanti. Adesso andiamo a preparare la ghiaccia reale per decorarli. Quindi, qui ho preparato 125 g di zucchero a velo e 20 g di acqua. Quindi, metto l'acqua nello zucchero. Così semplice. Così semplice, semplicissima. E mescolo bene, bene, bene. Ecco qui la consistenza perfetta.
Ragazzi, Diana non ve l'ha detto perché si è dimenticata, ma i biscotti li dovete far raffreddare. Assolutamente sì, metteteli su una gratella come ho fatto io, così si raffreddano bene bene anche sotto e diventano ancora più friabili. A questo punto verso la ghiaccia reale nella sacca poche, qui è una sacca poche di plastica. Andiamo subito a decorarli, cominciamo dagli omini. Sì, vado a fare gli occhietti, 1, 2. Oh, che bello! E poi posso anche decorare così, poi voi potete fare come volete, ragazzi. Praticamente ci ricalchiamo i contorni. Eccolo qua, guardate. Aspetta, che bello l'omino. Non ho finito, facciamo anche i bottoni. Guardate qua che bello questo omino. E adesso deve venirci uguale per tutti, Diana. Dai, ci provo, ci sarà un'impresa. Brava Diana, continua così. Ragazzi, guardate che bello il risultato finale, ma sono meravigliosi, Diana. Sei stata bravissima. Questo al ciuffo, hai visto? Sì. Dai, ragazzi, allora, io sono convinta che voi siete più bravi di me a decorare, quindi se li fate dovete farci vedere le foto. Ma soprattutto se li fate, scriveteci qui sotto nei commenti che li farete, ovviamente. Esatto. Assaggiamo? Assaggiamo. O aspettiamo fino a Natale? No, assaggiamo, scherzo. Vado. No, la testa. Come sono? Sento proprio lo spirito natalizio. In un biscotto. In un biscotto. Che buoni, buonissimi. I biscotti e pan di zenzero più buoni di sempre. Fateli.